Solo chi non vive la città, chi non gira per strada può riattivare la ZTL in questo momento in cui siamo in piena pandemia e ci sono lavori da tutte le parti. Gli autobus sono pochi e stracolmi. Viale Regione Siciliana è piena e a scartamento ridotto anche il ponte di Corleone. La ZTL va sospesa immediatamente fino alla fine della pandemia e poi ne dobbiamo ridisegnare una nuova e noi abbiamo le idee per farla. Oggi, 2 marzo, in piena crisi pandemica, in piena crisi economica, il sindaco e l'assessore Giusto Catani hanno deciso di riattivare la ZTL, senza porsi alcun tipo di problema nei confronti della viabilità di Palermo, che è veramente un disastro, e nei confronti dei commercianti, che stanno già vivendo delle grandissime difficoltà.